storia d'ordinaria cultura da testa o più semplicemente erudizione concentrata, combinata sapientemente in una godibile commistione tra differenti arti. Il palcoscenico del Teatro Antonio Di Orio lo scorso 20 marzo ha ospitato artisti d'eccellente livello, tutti uniti per celebrare quel che è stato denominato un incontro tra cinema e teatro. La serata, sostenuta dall'amministrazione comunale di Atessa e gestita logisticamente dall'associazione teatrale amatoriale L'Istacca Bottone, dove Paolo Villanese ne è direttore artistico, è stata sapientemente organizzata dall'assessore alla cultura Enzo Pellegrini, il quale con inevitabile orgoglio illustra i momenti più salienti. Questa sera abbiamo un importante appuntamento qui al nostro teatro Antonio Di Orio, un appuntamento tra musica, cinema e teatro con Michele Placido e Franca Minnucci. Infatti questo è un appuntamento un po' su di generis, non è il classico teatro, la rappresentazione teatrale, ma è proprio un incontro tra musica, teatro e cinema, tratti dai testi di Franca Minnucci. Un appuntamento importante che dà spessore alla nostra realtà e che cerca sempre di dare nuovi input dal punto di vista culturale a tutti i frequentatori del nostro teatro. Quindi non solo cinema e teatro, ma anche poesia, musica, prosa e testi tratti dal libro La fine dell'incantesimo di Franca Minnucci. L'autrice racconta attraverso lettere, telegrammi e documenti inediti l'anno più difficile e controverso della vita di Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio nel 1904. Sul palco il sodalizio intellettuale si è spinto fino a raggiungere attimi di sorprendente splendore artistico, grazie anche a Davide Cavuti, che ha curato l'aspetto musicale, accompagnato da Glauco di Sabatino alla batteria, Cecilia Capanna alla voce, Paolo di Sabatino al pianoforte e Anchise Vetuschi al basso. Ospite d'onore della serata è il regista e attore Michele Placido, il quale con mirabile abilità oratoria ha ottenuto l'ovazione del pubblico presente in sala, catturando ogni spettatore all'interno di digressioni semantiche colme d'una lirica d'altri tempi. Il rapporto che continua imperituro nel tempo con la nostra terra, che questa è una cosa straordinaria da parte del maestro Placido. Beh, grazie anche agli amici che mi invitano a scoprire questo teatro questa sera qui appunto ad Atessa, è una cosa meravigliosa, un teatro, questo gioiellino appunto della nostra, sto dicendo della nostra terra, ma in fondo sì, c'è ancora questa cosa, ci diciamo Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, le regioni che dividono, no? Dice, allora io direi no, ma io sono pugliese. In verità oggi è bello perché vedi, ci sono le bandiere italiane in questo teatro, nata per unire. Allora dico della nostra terra perché questa Atessa è l'Italia, no? Come il mio paese è l'Italia, tutta l'Italia è l'Italia, tutta l'Italia è il nostro paese. E allora essere qui e scoprire nella nostra terra, dicevo, questo piccolo gioiello è una emozione. Mi dispiace, mi diceva l'assessore, che per mancanza di fondi non si è potuta fare una vera e propria stagione teatrale e questo ancora di più ci intristisce, proprio perché in occasione dei 150 anni della storia d'Italia invece avrebbe dovuto esserci in questo teatro una stagione teatrale. Mi dispiace, meno male che ci siamo noi stasera, noi dico io, il pubblico, tante, anche il prefetto so che è venuto, insomma anche delle autorità per ricordare che c'è questo teatro, ecco, per cui questa è la gioia suprema stasera. E il teatro in Italia invece si parla sempre di una sorta di decadimento, di un interesse minore perché c'è il cinema. Beh, il cinema è un'arte un po' più popolare, nel senso che permette un consumo maggiore perché la differenza sui prezzi già permette l'accedere, no? al cinema di più rispetto al teatro, e perché il teatro ha dei costi maggiori proprio di gestione. Se noi pensiamo a una saletta così di 200 posti con tutte queste luci accese solo per il riscaldamento già se ne parte 1000 euro per essere papale. E poi ripeto, la gente è propensa a credere che andando a teatro uno non debba pagare il biglietto o che debba, purtroppo il teatro costa di più e uno deve fare un sacrificio per andare a teatro.